Buongiorno e buon lunedì 6 maggio. Come state? È da un po' che non ci sentiamo, che non pubblico video, però ecco, rieccomi qui, sono tornata con il classico dei video e video spesa. Allora, prima di iniziare, dicevo, come state? Qui io tutto bene, stiamo bene, il tempo è quello che è. Mi sa che la primavera quest'anno non arriverà per niente a questo punto. Io penso che passeremo direttamente dal freddo al caldo. Non so da voi che tempo fa. Oggi, per esempio, c'è molto vento, un vento anche freddo, quindi siamo di nuovo con i giubbotti pesanti, ecco, questo è il riassunto di questa primavera pazza a maggio. Allora, dicevo, spesa fatta di lunedì. Allora, io qualcosina l'ho comprata in questi giorni, però giusto qualcosina, proprio niente di che. Però oggi diciamo che ho fatto una prima spesa grossa riguardo frutta e verdura, quindi è qualcosa che non c'entra niente con la frutta e verdura, però ve la faccio vedere subito. Allora, iniziamo da ciò che ho preso dal fruttivendolo per un totale di spesa di 14 euro. Ho comprato questi pomodorini che io non so adesso se li chiamo bene. Allora, io so che si chiamano quelli piccadilli, però non vorrei sbagliare. Magari qualcuno di voi li conosce meglio e sa dirmi come si chiamano. Comunque, sono questi qua, buonissimi, anche sono molto dolci, ma io li adoro sia sì, si fanno comunque principalmente per fare una salsa fresca, ma io li preferisco molto in insalata. Poi ho preso. Allora, li metto qua, li faccio vedere subito. Queste zucchine di quelle bianche, di quelle estive, ecco. Queste che solitamente si fanno qui dalle mie parti o fritte, a rondelle fritte, da mangiarsi anche con la pasta, oppure fatte così a minestra. Comunque troverete le ricette qui nel canale. Credo di entrambe, della zucchina fritta sicuro. Poi ho preso le classiche zucchine verdi, ne ho prese 1 chilo e poi ho preso anche un iceberg al solito. Mi piace tenerla in frigo per gli usi, si mantiene molto di più rispetto ad una insalata normale. Poi ho preso 1 chilo di peperoni che sono veramente giganti, ne ho presi 1 chilo. E poi le ho viste, le ho prese queste cipolle, anche queste molto grandi, piatte, non sono quelle di Giarratana perché sennò sarebbero proprio più bianche. Comunque sono di quelle piatte ideali per farle al forno, infornate e poi fatte in insalate, e devo dire che ho mezza idea di farle così, non so oggi ma domani sicuramente. Poi ho preso un broccolo siciliano. Faccio togliere tutte le foglie esterne. È un bel broccolo siciliano, anche questo molto grande. Oggi devo dire che valeva la pena fare la spesa, ecco. E basta veramente la pena. Poi ho preso anche 1 chilo di mele, di queste qua gialle che piacciono molto a me. E poi, in ultimo, dal fruttivendolo mi è sfuggita una patata. Le patate, queste qua, novelle, a 1 euro al chilo, devo dire che sono anche molto convenienti rispetto a quelle in retina, che sono comunque di quelle già passate, di quelle antiche, ecco. Queste invece sono le patate nuove. Credo che ne siano venute 2,5 kg, se non erro, da quello che mi ha detto il fruttivendolo. Comunque, questa è la spesa dal fruttivendolo. E poi sono passata in bottega per prendere le uova. Ho preso queste qua, 2 pacchetti di uova a 1 euro ciascuno. E quindi in totale la spesa di oggi è di 16 euro. Ok, spero che questa spesina vi sia piaciuta e più che altro vi abbia dato qualche spunto per qualche ricetta, per qualche composizione di menù. Io, come vi ho detto, con queste zucchine che vi rifaccio vedere, ho intenzione di farla sicuramente fritta, quella più grande. Questa qua vediamo se la faccio appunto a minestra. Poi vabbè, le patate servono per quasi tutti gli usi, ecco. E poi niente,
Mi servivano i peperoni anche per fare questa, non, io non la chiamo caponata, ma peperonata più che altro, proprio semplice peperoni e patate, ecco. Insomma, e anche vi ho dato anche l'idea per fare le cipolle in insalata, così con olio, aceto e un po' di pepe nero e sale, una goduria, specialmente adesso con il periodo estivo. Dunque, concludo qui questo video. Vorrei ringraziare tutti quanti voi prima di chiudere, per tutti i nuovi iscritti. Ringrazio sia quelli che sono qui dal primo giorno e anche i neo iscritti. Siamo oltre 9.200 ormai. Ringrazio anche per i commenti sotto ad ogni video, anche quelli che presentano delle critiche, ma servono anche queste per crescere. Ovviamente quelli offensivi commenti li elimino, eh. Però quelle che comunque presentano delle giuste, dei giusti appunti, comunque li prendo in considerazione e rispondo. Oltre questo, niente, vi ricordo, magari per chi stesse vedendo il video per la prima volta, di iscrivervi al canale se vi va, se vi piace questo tipo di contenuti, di cliccare la campanella per non perdervi i nuovi video e poi se volete, se vi va, se avete Instagram, di seguirmi anche su Instagram, l'account si chiama come il canale, e anche comunque il link su giù nella scheda informativa si trova, come si trova anche il link della pagina Facebook. Insomma, se vi va, seguitemi anche lì, perché magari di solito pubblico un paio di contenuti in più o in quanto riguarda foto, post, ecco, queste cose così. Io quindi vi saluto, vi auguro buon pranzo perché da me è già mezzogiorno e noi ci vediamo presto con altri video. Ciao!